Salve a tutti, questo è un video di spiegazione nel dettaglio del mio progetto della scrivania a muro a ribalta. Praticamente si tratta di un pensile con un piano anteriore che appunto si ribalta e diventa uno scrittoio. Adotta una scelta un po' particolare proprio per la ribalta, cercando di non utilizzare le normali cerniere. Per il semplice motivo che spesso e volentieri le cerniere che troviamo in tutte le ribalte subiscono nel tempo lo stress dovuto dal peso di chi scrive. Sono il punto debole delle ribalte. Io ho voluto trovare un sistema in cui la ribalta trovasse un proprio sostegno nel muro e quindi ho adottato appunto questa scelta. Mi ha portato ad un errore che poi ho dovuto risolvere, ma per fortuna il progetto è andato a buon fine, come avete visto dal video di apertura. Entriamo nel dettaglio. Praticamente, appunto, parliamo di un pensile, quindi di un cassone, se vogliamo. È molto semplice, è composto da quattro tavole. Le laterali sono affiancate in maniera tale che io qui posso mettere delle viti che mi aiutano prima di tutto nella fase di incollaggio, ma poi mi aiuteranno anche in futuro sul sostentamento proprio anche del peso. Questo cassone è tenuto al muro tramite quattro squadrette di ferro che stanno in questi quattro angoli, fissati appunto al muro con degli stop. Io ho utilizzato degli stop più grandi nella parte superiore, degli stop più piccoli, leggermente più piccoli nella parte inferiore, proprio perché devono sostenere comunque sia un peso. Qui vediamo la vista d'insieme, qui vediamo la vista di fianco, qui vediamo la vista praticamente con lo scrittoio aperto. È da qui che si capisce un po', metto in mezzo, si vede, è un po' chiaro questo qui, praticamente che la ribalta è impernierata. Qui, praticamente è composta da una specie di... Io ho un triangolo di fatto, in realtà è un quadrilatero. Il quadrilatero è questo, di legno, che sostiene proprio il piano. È incollato proprio direttamente al piano, incollato ed invitato al piano. Qui ho fatto un buco, praticamente che passa all'interno anche del cassone, in questo punto, ovviamente c'è anche di qua, e qui dentro ci va a finire un perno. Questo perno è quello che sosterrà praticamente lo scrittoio. Cosa succede? Quando lo scrittoio ruota e scende giù, come indicato anche qua, va ad appoggiarsi praticamente al muro. Ok? Praticamente cerco di rifarlo in questo angolo, il cassone, questo è il cassone, e questo poi è alla fine il piano. Questo è il muro, eccolo qua, e poggia direttamente qui, quindi tutto il peso che noi facciamo sullo scrittoio, sicuramente anche sulla cerniera, ma essendo più alta la cerniera, qui abbiamo addirittura 25 centimetri nella misura che ho utilizzato per questa scrivania, il peso si va a scaricare qui sul muro. Da qui è chiaro che i quattro stop che stanno piantati nel muro e che tengono il cassone devono essere stop importanti. I miei erano da 6 centimetri di profondità, quindi poi io in genere adotto il trucco di inserire nel buco della colla vinilica in maniera tale che poi quando entra dentro lo stop si incolla, praticamente fa corpo tra la polvere e la sabbia che si crea all'interno del foro. Con lo stop si incolla tutto poi alla fine. Alle volte ci metto pure anche un po' di cemento addirittura, però bisogna essere sicuri che il buco sia giusto, perché una volta poi infilato lo stop è difficile di toglierlo prima di inserire la vite. Questo è molto importante. Ecco qua. Quindi diciamo che mancano le dimensioni. Le dimensioni un po' ognuno sceglie le sue. La larghezza
del piano di scrittura deve essere pari alla somma del cassone completo più lo spessore delle due ali, dei due fianchi. Questo è importante. La larghezza di questa tavola, che poi in genere avete visto anche nel video, è una tavola che poi praticamente è stata tagliata così in diagonale. Questa larghezza deve essere pari alla larghezza, alla profondità, scusate, del cassone, che è stata scelta qui di 30 cm. La profondità di questa tavola è di 30 cm. Una cosa, che è l'errore che ho fatto io, che il piano, quando ruota, chiaramente qui nel mio progetto ci sono 25 cm, ma qui dobbiamo considerare un raggio di 25 cm che ruota, quindi sia in chiusura che in apertura non funziona. Quindi questo fianco qua in realtà deve essere stondato con un raggio minimo di 25 cm. Io preferirei fare un raggio maggiore, in maniera tale da fare una cosa gradevole, da stondare questo fianco del cassone, ma questo comporterà che questo piano lo dobbiamo togliere e sopraelevare un pochino. Questa in realtà è una cosa buona, perché ci permette di modificare questo cassone, permettendoci di alzare questo piano un po' più in alto. Considerate che questo è in realtà più basso, avete visto anche il video della ribalta che ho costruito io, in realtà è praticamente quadrata. Ok, questo è il primo schizzo. Questo piano, se lo alziamo un po', ci permetterà anche di inserire fino in fondo per esempio un PC portatile, perché sennò qui non avremmo lo spazio per utilizzarlo. Non solo, ma ci permetterà anche di inserire sotto qui una luce, tipo una barra LED, che ci farà luce sul piano forte, ma non ci darà fastidio agli occhi, non ci abbaglierà. Io nel progetto, avete visto, ho messo una lampadina qui, ok? Va bene così, lo stesso. Sono scelte di progetto, quindi si può fare anche, appunto, alzare questa in maniera tale da lasciare uno spazio sotto da poter infilare un tablet. Chiaro che salirà abbastanza questo piano, ma sono variazioni sul tema che poi ognuno vive come vuole, insomma. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Vi chiedo, come al solito, di iscrivervi al mio canale. Vi ringrazio anticipatamente e al prossimo video dello Spolab. Grazie. Oh, it's been a...